Giancane non c'è due senza tre, quindi si va direttamente con la famiglia a Gattatico. Concerti Giancane fra un'ora. Quindi siamo. Allora, stavo dicendo concerto di Giancane non c'è due senza tre, siamo a Gattatico, parcheggiato qui in posto strategico. Casa Cervi dovrebbe essere là, si porta la famiglia e si guarda un po' che succede. Manca un'ora, allora X. Andate voi? Dove? Di? Di Gian Chi? Ma Amanda lo sa? Guarda, là c'è una macchina che arriva e vi investe. Vedi, non lo sa. Ci arriva una macchina che arriva e vi investe. Guarda che stradine di sotterfugio. Vai Giulio, fammi vedere se sei rampante. Lo so. Agattatico. O no? Prima fila, eh? Vuoi andare in prima fila o no? Cercheremo la prima fila? Ci sono tantissime persone. Siamo io e te, mamma, la contiamo, Amanda sta qui. Non capisce nulla lei. Il tempo regge, la fame aumenta. Secondo me sei l'unica per passeggino. Ti diranno, è passeggino non ci può andare. A che punto? Andiamo. No, Marco, ho fatto 300 chilometri code per vederlo da qui. Giulio, mangia veloce, Giulio era in prima fila. Marti, mangia qui, Amanda ancora non mangia, ce l'ha là sui piatti, tranquilla e felice. È venuto il sole, c'è il pantano, c'è un fottio di gente. E ora andiamo a distruggere tutto. Tutti pronti, Giulio, cappellino arancione, lo innalzerò. La distanza dal palco è nulla, è nulla. Dimmi. Ma no, ma ora non c'è problemi, non c'è problemi. Dopo si sale dopo. Giulio, ce la fai stare 2 ore così? Ma 2 ore, eh? Dov'è Gianco? La sai, eh? Questa la sai, la sa, tutte le parole sa. No, ha detto anche Giulio. Ha detto anche Giulio, ha detto. Siete uomo, Giulio, Giulio. Giulio, questo è per te. Giulio, è per te. È uomo. Bellissimo, ragazzi. Giulio, questa la devi cantare, ha detto è per te. Tutte le persone ci sono. Non c'è uomo se non è giocato.
domani, dai! Quando c'era una star gabbia, non ho solamente dal 93. Ma il fatto che odio tutti, in fondo odio anche me. Vorrei star fermo ascolto a un ignorante che ahimè, ahimè, c'è una vita di merda ed è la sola che ho. E questo è mio Dio che sulla terra hanno cicala. Giocava d'azzardo e ci pensa che un dico di grande aveva i soldi del dopo di letti e scappava di là. Mia nonna era solo una spruzza, adesso che è morta la cosa non cambia. Ricorderò sempre quegli occhi ricordi di ostilità. Ma il fatto è che odio tutti e in fondo odio anche me. Vorrei essere uno stolto, un ignorante che hai me. E la parola non la sa la parola nativa. La sola che ho. Non la sai questa. Thank you.
stai? Tutto bene? Questa la sai, eh? Come stai? Tutto bene? Come stai? Tutto bene? Questa la sai, eh? Uguali, non dire sta di sapere le stesse cose, ma ci sarà tempo anche per dire le stesse cose. Ovviamente.
più, non darmi più, non darmi più, no, non dormirai mai più. La prima qual è? La prima? La ultima. La estate? Va bene. Quindi ipocondria è la tua seconda preferita, eh? Ma non faceva così però. Scalcolare, dai!
Le ultime due, la annunciate, voglio morire, vecchi di merda, e forse estate. Giulio, forse sì. Estate, eh? Ti può schiacciare le mani, sta attento. Voglio morire, non voglio più dolore, voglio morire, allora morirò. Voglio morire, non voglio più dolore, voglio morire, allora morirò. Papa Francesco mi ha detto di aspettare, che il nostro Signore mi chiamerà forse, ma io non vorrei proprio farlo scomodare, ci penserà tale che allora morirò. Che è un altro grande lunedì, anche se oggi è venerdì, sì, questa vita è solo un lungo lunedì di merda. Voglio più dolore, voglio morire, allora morirò. Sei anni. Sei anni. Oh, perfetto. Per spiegarvi appieno il senso di questa canzone, farò un esempio, Giulio, non è vero ciò che sto dicendo, non lo so, fai qualcosa, padre. No. Allora, facciamo finta che Giulio, 6 anni, tappa delle orecchie adesso. Pensate a 90, questo è il senso, che se nasce non è una questione della grafica, quindi ora che la sappiamo, e l'avvocato ci hanno fatto 4 querele per questa cosa, quindi c'è quello lì. Ora la risposta è: pensate alla persona più stronza che abbiate mai incontrato nella vostra vita. Oggi per esempio qualche fascio potrebbe essere nei nostri pensieri, così. Anche domani, anche ieri, no, c'è una giornata particolare, ma domani lo sarà ancora di più, perché questo è bello, domani siamo tutti separati, è un casino, quindi per la miseria, vabbè, comunque, che è successo? Morto, che è successo? Ma così, la risposta loro la sanno, voi che non la sapete ve la insegnano, è molto molto semplice. Vi odio finché non sarò io vecchio di merda. Facile facile, legale, liberatorio, ora vabbè, poi non ve lo dico della maniera più chiara e non così, è importante questo, non serve qui fortunatamente, spero. Rifacciamo e andiamo. Vi odio finché non sarò io vecchio di merda, vecchio di merda. Secondo me un pochino di più si può fare, non lo faremo durante la canzone. Grazie, questa è la nostra ultima canzone per lasciare un po' che grande, grazie mille, grazie mille. Grande! È da cantare questa. Yeah.
date. Se volete date la magliette, grazie. Estate no. Ciao! Non c'è estate, non c'è estate, Giulio, no! Estate no! Estate no! No! Estate no! Perché sono le tre, sono tempi stretti. Gran concerto, è mancata solo una cosa. Estate, ed era estate oggi. Motaio, che ti hanno regalato? Dimmelo un po'. Cosa ti hanno regalato? Cos'è quello? È un cosino da chitarra. Io ho detto, te lo rendiamo quando sarai più grande. Lui mi ha detto, quando sarai più grande mai ne avrai iniziato a cantare, a suonare. Quindi è un auspicio, capito? Ora bisogna riuscire a non pestare tanta roba e andare oltre. Direi un gran concerto. Abbiamo anche il regalino. Che si vuol dire? È venuto il sole, ora una codina di 3 ore e si torna a casa, no? Allora via, per finire le cose per bene, sennò poi non rimane. Te lo chiedo perché ho fatto solo le foto. Cosa ti ha dato Giancarlo? Il flex. Fammelo vedere. E qual è l'augurio? In che senso? Io gli ho detto che te lo ridiamo quando sarai più grande. Cioè, per troppo di anni sarai più grande, e lui ti ha detto anche? Che forse io diventerò anche un musicista. Me lo riporti, Cosa? Che suonerò con lui da grande. Ma... Ma devo suonare la chitarra allora? O anche cantare? O fare il non cantautore, come dice lui? Vorrei fare chitarra e cantare. Due cose. Come Giancarlo? Come Giancarlo? Una cosa del genere. Facciamo un Gian Giulio, va bene? Gian Giulio. Comunque tu sei una bellissima statale. La gente va, la gente viene. Ora, come diceva Giancarlo, vengono quelle musica serie. Invece la musica serie, direi, è proprio la sua. È mancata solo una cosa, è mancata estate, dai. La canzone più ci si mette in macchina ora e si fa... Oh. È stata, no, veramente. Non ho toccato niente. Sì, no, si va a vedere, c'è un'ormetta tua. Sì, sì, Marti, la statale, così. Mi disagio di questa steppa. E comunque è venuta una giornata fantastica.